Ci troviamo a Grado, l'isola d'oro così definita, meta turistica del Goriziano, degli austriaci, ma siamo qui per un motivo ben specifico, per capire la storia della ferrovia Cervignano-Grado. Stefano, perché siamo qui? Essenzialmente il motivo ce l'abbiamo tutto attorno. Grado sul finire del 1800 divenne una stazione termale dell'impero austro-ungarico e quindi di conseguenza questi impianti dovevano essere collegati il più rapidamente possibile verso la terraferma. Dunque nacque l'idea di costruire una ferrovia che la collegasse perlomeno da Cervignano fino a quello che poi sarà il pontile per Grado. I principali fautori di questa linea sono gli ingegneri Dreossi e Antonelli, che sul finire dell'Ottocento iniziarono i primi progetti, sviluppare i primi progetti di quella che fu poi la linea definitiva, che fu realizzata soltanto nel 1910. La concessione per la costruzione arrivò dall'impero austro-ungarico soltanto nel 1909 e, come vi dicevo, nel 1910, a luglio del 1910, partì il primo viaggio da Cervignano verso Grado. Prima della ferrovia, come avveniva il trasporto dei turisti? Da Cervignano fino ad Aquileia con una carrozza trainata da cavalli, e si impiegava più o meno un'ora, un'ora e mezza. Dopodiché dal porto di Aquileia si prendeva un vaporetto e si raggiungeva Grado con un'altra oretta di viaggio. Con il treno da Cervignano fino al pontile per Grado si impiegavano 40-45 minuti, per poi aggiungerci 20 minuti di piacevole viaggio in vaporetto, come lo definivano le pubblicazioni dell'epoca. Quindi in un'oretta, un'oretta e un quarto, da Cervignano si arrivava a Grado. La ferrovia è stata inaugurata nel luglio del 1910 e quello che si vede qua sono gli ultimi rimasugli visibili, anche se in altri punti c'è ancora qualcosa, però tutto quanto avvolto dalla boscaglia. L'avventura di questa ferrovia inizia nel 1910 e dura più o meno fino al 1937, per poi ripartire nel 1942 e concludersi più o meno negli anni 50 in maniera un po' misteriosa, e la chiusura definitiva invece arriva con il gennaio del 1965. Una vera e propria inaugurazione non c'è stata, o meglio, c'è stata soltanto una benedizione da parte del Monsignor Sambuco, e dopodiché il primo treno, che è partito attorno alle 12.30, partì verso Grado con a bordo delle autorità del posto e più alcuni turisti. I quotidiani dell'epoca riportavano un orario diverso della prima partenza del treno, ovvero alle 7.30 di mattina. Poi non si sa ufficialmente per quale motivo questa partenza fu posticipata, come dicevo, alle 12.30. Si dice che si dovesse attendere l'arrivo di una coincidenza da Trieste. Sempre in queste pubblicazioni risulta che non sono state fatte feste né private né popolari. Come mai? La risposta arrivò mesi dopo da una fotografia, sicuramente antecedente alla inaugurazione ufficiale, dove si vede il pontile per Grado senza pontile, senza fabbricato viaggiatori. C'era un carro merci chiuso, però in primo piano compariva una barca piena con dei turisti, quindi possiamo benissimo affermare che la ferrovia funzionava magari in maniera non ufficiale già prima dell'inaugurazione, e quindi di conseguenza un'inaugurazione con feste e tutto quanto non serviva. Essendo questa qui una linea secondaria, una local ban, non c'erano materiali, diciamo, pregiati. Anche proprio il tipo di binari non era idoneo a un servizio, diciamo, pesante. Difatti i principali treni anche erano treni passeggeri. C'era anche un discreto traffico merci, però generalmente questi carri merci venivano agganciati semplicemente ai treni passeggeri e poi lasciati verso le diverse stazioni, ecco. Ci sono però dei punti di domanda ancora sulla quantità di questi treni merci. O meglio, c'è un periodo molto preciso durante la Prima Guerra Mondiale in cui alcune pubblicazioni dicono che su questa tratta
c'erano addirittura 900 carri merci al mese. Su questo stiamo ancora un attimino valutando l'effettiva possibilità, perché comunque la linea non consentiva un enorme movimento di merci, anche perché gli addetti non erano tantissimi e le stazioni erano relativamente piccole. Tornando un attimino anche al discorso delle locomotive che c'erano su questa linea, dobbiamo distinguere diversi periodi storici. Dal 1910 al 1915 furono presenti le KK-STB 97, le quali erano destinate al traino dei treni passeggeri. Poi c'erano le KK-STB 4, destinate al traffico merci più pesante. Risulterebbero in carico alla società friulana anche una coppia di KK-STB 199. Però non risultano esserci documenti ufficiali che le raffigurano sulla linea. Dal 1915 all'ottobre 1917 la gestione passò alla società veneta. Non esistono documenti sulle macchine che furono utilizzate in quel periodo, però da ciò che deduciamo furono ancora presenti le KK-STB 97 e probabilmente le GR 270, visto che risultavano essere presenti a Cervignano. Dall'ottobre 1917 al 3 novembre 1918 ritornò la gestione austriaca. Al momento non abbiamo molte informazioni al riguardo, però sembrerebbe che le KK-STB 97 fossero ancora presenti sulla linea. Dal 4 novembre 1918 ci fu il ritorno temporaneo della società veneta, per poi passare alle Ferrovie dello Stato. Le KK-STB 97 presero la numerazione italiana GR 822, furono impiegate anche delle GR 740 per i treni pesanti e soprattutto per il convoglio del Milite Ignoto. La linea fu chiusa nel 1937, in quanto dal 1936 fu aperta la strada che collegava Belvedere a Grado, quindi sostanzialmente la ferrovia. Era diventata lenta. Nel 1942, crisi dei carburanti, il prezzo andò alle stelle e quindi le ferrovie riattivarono questa linea, senza fare alcuna modifica, così come è stata creata nel 1910. L'unica modifica sostanziale che è stata fatta è che non si arrivava più al pontile per Grado, si arrivava fino a Belvedere. Giravano le 8.75 e le 8.80. Durante il periodo estivo, sotto il periodo austriaco, si arrivavano anche a 10-12 coppie di treni passeggeri al giorno, con carrozze che venivano aggiunte a Cervignano che arrivavano da tutto l'impero austro-ungarico, per poi passare alle 3-4 coppie sotto la gestione delle Ferrovie dello Stato. Che cosa si sa del pontile e quindi della relativa fermata? Qua abbiamo un bel po' di documentazione, anche fotografica, oltre ai progetti dell'epoca sia tedeschi che italiani. Sappiamo che inizialmente aveva un solo binario per poi passare al raddoppio durante la gestione italiana. Sappiamo ad esempio che all'inizio il pontile che vedete adesso, che è in cemento, era realizzato in legno, era molto più piccolo. Le scale ad esempio che ci sono qua c'erano, sì, di legno, ma non erano su entrambi i lati. Praticamente il pontile terminava esattamente all'altezza delle scale che ci sono lì. Sappiamo come era costruita il fabbricato viaggiatori, o come meglio definito in alcune pubblicazioni, il chiosco per la vendita dei biglietti dei vaporetti, che partivano esattamente da questo punto. Inizialmente è esattamente come lo vediamo in questa bozza stampata in 3D, nel quale le due facciate differivano semplicemente perché, diciamo, lato mare c'era una sporgenza, ma per il resto era praticamente identica. Cosa accadde successivamente? Che fu leggermente modificata, furono aggiunti dei particolari e questa sporgenza venne praticamente eliminata. Sappiamo che su alcuni lati appare la scritta pontile per Grado, non sappiamo se su entrambi le facciate o se soltanto lato Grado, quindi praticamente venendo con il battello si vedeva la scritta pontile per Grado. Compaiono anche parecchie decorazioni floreali, soprattutto lato Grado. Rappresenta una gru per il carico e lo scarico delle merci che dal treno passavano direttamente ai battelli qui, e dopodiché si procedeva lungo il canale che ti portava fino a Grado.
Qual è la storia di Belvedere? Possiamo definirla come l'unica vera stazione di questa tratta ferroviaria, in quanto nel periodo austriaco le fermate di Terzo e Aquilei erano semplicemente delle fermate, mentre il pontile per Grado era definito come un pontile. Nel periodo invece italiano, anche qui è rimasta come stazione, mentre Terzo e Aquilei erano delle assuntorie. Cos'era un'assuntoria? Era praticamente una stazione delle Ferrovie dello Stato che veniva data in gestione a un personaggio esterno, in questo caso come se fosse stata un'azienda terza che curava la vendita dei biglietti. Cosa particolare però che un assuntore non poteva svolgere servizi ad esempio di manovra dei treni, che era sempre a carico del personale, in questo caso delle Ferrovie dello Stato. Questa stazione fin dall'inizio aveva tre binari, di cui uno è quello che in questo momento è, possiamo dire, nascosto dall'asfalto della ciclabile. Aveva un magazzino merci e soprattutto al piano superiore della stazione c'era l'appartamento del capo stazione. Che avvenimenti storici legano la stazione di Belvedere? Allora, i principali eventi storici possiamo collocarli durante la Seconda Guerra Mondiale. Una delle ultime testimonianze riguarda l'attacco di un caccia o di alcuni caccia inglesi su un treno che doveva arrivare proprio qui a Belvedere a poche centinaia di metri. Oppure abbiamo anche le testimonianze, chiamiamole, delle avventure della signora Maria, che praticamente era l'ultima casellante che prestava servizio qui a Belvedere. Il racconto forse più bello che ci è stato raccontato riguarda praticamente un pomeriggio, un tardo pomeriggio. Bisogna immaginarsi questa signora che prendeva la sua bicicletta dal pontile per Grado e andava a poche centinaia di metri dopo la stazione qui di Belvedere, dove aveva la sua piccola garita in cemento, da dove poi controllava il passaggio a livello. Era lì che stava pedalando, gli si affiancò una camionetta di soldati inglesi. A un certo punto gli chiesero, insomma, se voleva un passaggio. Lei era un attimino in difficoltà perché non sapeva se dirgli di sì, dirgli di no. Cioè, bisogna immaginarsi che quel periodo era abbastanza difficile tra i soldati tedeschi, poi gli inglesi, non sapevi quale fosse la risposta giusta. Quindi un attimino così disse, ok, va bene, datemi questo passaggio. Sale sul camion, caricano anche la bicicletta. A un certo punto uno dei soldati lì presenti inizia a fargli delle avance, a avere dei toni poco inglesi, ecco. A un certo punto la signora Maria si mette a gridare e l'ufficiale che era seduto davanti nel camion lo fa fermare, quindi scende e riprende un attimino il soldato. Come arrivano poi alla zona del casello, l'aiutano a scendere, tutto quanto, si scusano ovviamente per quello che è avvenuto, però si complimentano comunque per il lavoro che fa, visto che comunque era un lavoro molto particolare, delicato, anche e soprattutto per i tempi che correvano e per una signora dell'epoca. La città di Aquileia è turisticamente importante per la sua storia e tutti i reperti che ci sono adesso. Di conseguenza, la stazione di Aquileia aveva un grande afflusso di passeggeri? Allora, con i dati che abbiamo in mano in questo momento, non te lo saprei dire. Noi sappiamo soltanto i dati inerenti, diciamo, a quanti turisti arrivassero a Grado. Quindi di conseguenza quanta gente, quante merci venivano movimentate qua ad Aquileia a oggi purtroppo non possiamo dirlo. Non sappiamo minimamente cosa è accaduto a Terzo, cosa è accaduto ad Aquileia, tantomeno a Belvedere. Qual è stata l'evoluzione di questa stazione? Possiamo fare un salto indietro alla Prima Guerra Mondiale, dove fu aggiunto un terzo binario, dopodiché con la chiusura della linea tutto quello che potete vedere diventò praticamente un campo incolto ed è soltanto da pochi anni stato recuperato, come potete vedere. Mentre a livello di struttura della stazione, una volta la stazione era completamente bianca e dopodiché fu dipinta di rosso, come si può vedere ancora in questo momento. Mentre l'evento più importante che riguarda questa stazione, ma non solo questa stazione, possiamo dire un po' tutta la zona, avvenne il 29 ottobre del 1921, dove oggi c'è l'asfalto della ciclabile, partiva il treno del Milite Ignoto.
Durante la nostra amministrazione abbiamo denotato uno dei punti di pressione che c'era su questo territorio fin da subito, ovvero quello legato a questa area, a quella dove siamo adesso, che è l'area appunto dell'ex stazione ferroviaria di Aquileia. Una zona fra l'altro molto interessante perché è una sorta di crocevia proprio dei percorsi di scoperta del nostro territorio. Da qua, da questo punto in cui sono io, si arriva facilmente al foro, si arriva al porto fluviale, si arriva all'area basilicale, quasi a simbolizzare proprio quello che era una volta anche questo luogo, ovvero un luogo di interscambio. Quindi era naturale ragionare su una rigenerazione di questo spazio e naturalmente su una riqualificazione di quella che era anche l'edificio stesso. Era naturale farlo perché in questo spazio si respira una storia importantissima della nostra nazione, una storia recente, anche quella legata appunto al Milite Ignoto. Fin da subito, grazie a una collaborazione con Ferservizi, con RFI e con tutti quelli che in un certo modo la soprintendenza soprattutto che ci ha dato una mano a capire proprio quelle che potevano essere le azioni da poi da condurre lungo questo percorso, siamo riusciti a mettere in piedi un progetto, a farne una progettazione e grazie a un finanziamento della regione, fra non tantissimo, adesso non diamo un periodo temporale ma veramente sarà fra poco e spero di poterlo raccontare a voi proprio a breve, nascerà qua. Oltre a un parco dedicato a questi momenti della storia, anche un museo che racconta la ferrovia da un lato e racconta in particolare quel momento storico del 1921 da cui qui partì il convoglio che poi andò a Roma con le spoglie mortali del Milite Ignoto. Attualmente sul vecchio sedime insiste un'altra opera, un'opera molto attuale, una ciclovia Alpenadra-Radweg, una ciclovia importantissima che da 12 anni fa arrivare sui nostri territori una moltitudine di turisti e di amanti della bicicletta, soprattutto in un momento in cui si è sviluppato tantissimo il cicloturismo e questo dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista del modo di vivere il territorio è una cosa fondamentale. Oggi ragionare sulla reistituzione di una linea ferroviaria potrebbe essere una bella idea perché si parla sempre di sostenibilità, tante volte il treno non viene visto come un mezzo che possa ispirare questo il tema proprio del risparmio energetico piuttosto che del vivere secondo quelli che sono i dettami ecologici o comunque del rispetto dell'ambiente, ma invece il treno lo è perché chiaramente il trasporto pubblico locale, ma non solo locale, rappresenta un asset importante per cercare di limitare quella che è la mobilità su ruota. Attualmente bisognerebbe fare un bello studio di fattibilità, sicuramente sia dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista di quella che potrebbe essere una visione di come arrivare nei nostri piccoli centri di questa regione e ragionare nuovamente con una visione nuova sul treno potrebbe essere anche un'idea. Un'idea che fra l'altro è contenuta all'interno di una serie di linee guida proprio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi del PNRR, questa famosa sigla di cui sentiamo parlare tantissimo. Sicuramente Aquileia, attualmente che è collegata a Cervignano, ma anche io penso alla ferrovia, insomma quella sulla linea verso Trieste, è collegata semplicemente tramite autocorriere oppure bisogna andare in bicicletta oppure in auto. Riuscire a immaginare invece una linea magari fissa potrebbe essere veramente una cosa positiva per il futuro. Potremmo metterla all'interno del nostro taccuino dei sogni, ma magari se tante persone la rafforzassero questa idea potrebbe essere anche un'idea pragmatica da poter portare su dei tavoli guardando a un futuro appunto fatto di una mobilità nuova, una mobilità diversa da quella a cui l'italiano medio è abituato e che forse farebbe molto bene al nostro ambiente e al nostro tessuto sociale. Ma scusa, non dovevamo andare a Terzo d'Aquileia? Perché siamo a Toriaco? Noi siamo a Terzo d'Aquileia, soltanto che durante i primi anni 2000 questa stazione quello che ne rimane, insomma, fu utilizzato per un set cinematografico e fu cambiato il nome da Terzo d'Aquileia in Pieris Toriaco. E da allora è rimasto così, non è stato modificato o riportato come era in origine. Questa stazione, quali caratteristiche aveva? Inizialmente questa stazione non esisteva. Quando gli austriaci fecero il primo progetto, qui ci doveva essere semplicemente un semplice binario e a malapena una pensilina. Per vedere quello che resta,
dobbiamo aspettare appena l'arrivo della società veneta e più o meno all'inizio degli anni 20, quindi parliamo un periodo tra il 1918 e il 1921. All'inizio era previsto un solo binario e a malapena una pensilina. In un documento del 1906 il comune di Terzo iniziò un attimino a prendere in mano la situazione proprio per questo motivo, perché loro non volevano semplicemente una pensilina e un binario, volevano un secondo binario e un piccolo magazzino per il carico e lo scarico delle merci. Questa cosa in parte fu anche accontentata, però come dicevo il vero step in avanti arrivò soltanto sul finire della prima guerra mondiale, con anche addirittura l'aggiunta di un terzo binario, che difatti se si va in mezzo agli sterpi si può proprio vedere la datazione 1917. Cosa aveva di importante questa stazione? Beh, di per sé era forse la stazione più secondaria della linea. Però durante la prima guerra mondiale, sul lato posteriore, partivano le linee de Couville verso il fronte dell'Isonzo e quindi in questa stazione arrivavano centinaia di carri merci per rinfocillare l'esercito. Questa stazione quali altri avvenimenti importanti ha avuto? Durante la seconda guerra mondiale, parliamo nell'aprile del 45, il bombardiere definito come Pippo, che in molte parti d'Italia aveva diversi nomi, bombardò in due occasioni questa zona. La prima non ottenne nessun risultato, la seconda invece centrò i binari, però i binari furono subito ripristinati e quindi la linea riprese l'esercizio normale. E il futuro di questo edificio ormai diroccato qual è? Penso che potrebbe crollare da un momento all'altro, anche perché comunque forse è quello che è stato più maltrattato rispetto alle altre stazioni. Parliamo di Aquileia e Belvedere, anche se Belvedere non è che sia in condizioni eccezionali, ecco. Belvedere, da quello che mi ricordo, è stata anche l'ultima stazione abitata rispetto a una Terzo, ecco. Se non mi ricordo male, Belvedere era abitata fino ai tardissimi anni 80, primi anni 90, mentre qua parliamo che nei primissimi anni 80 era praticamente già disabitata. La linea quando è stata ufficialmente chiusa e quando è passato veramente l'ultimo treno su questi binari? Allora, la linea, questo da orario dell'FS, risulta ufficialmente chiusa con il gennaio del 1965, anche se gli ultimi treni, diciamo, in servizio regolare sono passati sul finire degli anni 40, primi anni 50. Però dalle testimonianze che abbiamo raccolto risulterebbe che dei rari treni merci sono passati anche durante gli anni 50. Questo non abbiamo una prova concreta. Una cosa che sicuramente però è durata per tutti gli anni 50 è la presenza di una locomotiva a vapore. Più o meno possiamo identificarla come una 740, ma prendiamola con le pinze questa informazione. E cosa faceva questa locomotiva? Aveva al seguito una ferrocisterna che rilasciava praticamente il diserbante, serviva per tenere pulita la linea. Quindi diciamo che sappiamo che per tutti gli anni 50 c'era questa locomotiva che passava. Successivamente erano i contadini che tenevano pulita la sede ferroviaria, però diciamo che ecco, dai tardissimi anni 50 in poi non c'è stato più nulla, la linea era praticamente morta. Il nostro viaggio da Cervignano fino a qui, a Grado, è finito. È però doverosa una precisazione sulle fonti che abbiamo usato, anzi, che Stefano ha usato.
Allora, principalmente mi sono basato su pubblicazioni trovate in rete, libri, testimonianze dirette, manuali delle Ferrovie dello Stato, quindi ho tirato una linea tra, diciamo, le zone grigie che erano note e ho tentato di ricostruire quanto il più fedelmente possibile quello che vi è stato raccontato. Sicuramente ci saranno tante altre cose, dettagli che verranno fuori nelle prossime settimane o anche mesi. Se qualcuno avesse qualcosa da ridire o avesse anche del materiale che vada a testimoniare qualcosa di diverso di quello che vi è stato raccontato, sono più che contento, più che felice di visionarlo, discuterne e di fare delle correzioni su quanto è stato detto. Errori sicuramente, più che errori, delle imprecisazioni, ecco. Sicuramente qualcosa ci sarà da rivedere nel tempo, però io sono qua soprattutto per tirare una linea e dire benissimo, questa è la storia e va tramandata. Mi invito, e come al solito in tutti gli episodi di Ferrovie Abbandonate, come vi ha detto Stefano, di contribuire in ogni modo, ovviamente sempre rispettando il lavoro altrui e scrivendo qualcosa di costruttivo.